Mi riallaccio subito al leitmotiv di questi interventi, ossia che digitalizzazione, piattaforme e servizi tecnologici danno degli innegabili vantaggi a tutti gli utenti, ai consumatori e ai cittadini, ma creano anche delle grosse criticità. Quindi si tratta di sfruttare e sviluppare i vantaggi e tenere sotto controllo le criticità, chiaramente. Fin dalla sua istituzione l'autorità si è interessata della tematica delle piattaforme digitali, tanto è vero che già nella segnalazione del governo del 2015 sui servizi di autotrasporto di persone non vittime, diceva che recente diffusissimo utilizzo delle tecnologie dell'informazione rende necessario effettuare delle regolatorie specifiche e faceva delle proposte in tal senso al Parlamento e al Governo. Quest'anno il rapporto annuale dell'autorità era per la prima parte dedicato a un argomento che è assolutamente connaturato con quello delle piattaforme digitali. Nel mondo dei trasporti, piattaforme digitali va a braccetto col tema della multimodalità, ossia questa nuova forma spostare le merci, ma qua parliamo di passeggeri, da porta a porta, se vogliamo. Ed è un argomento questo preso in considerazione dall'Unione Europea, in più sedi, si è svolta ad esempio ieri una conferenza proprio su queste tematiche, della multimodalità, le piattaforme, eccetera, eccetera. Tanto è vero che il Parlamento Europeo, in una propria risoluzione, ha parlato. Servizi di informazione, pianificazione e criteri di viaggio multimodali a livello dell'Unione danno un importantissimo contributo alla creazione di uno spazio europeo unico dei trasporti e evidenziava una serie di criticità però da affrontare connesse a questo mondo della multimodalità e della diffusione di piattaforme tecnologiche. Si diceva che i cittadini devono essere garantiti informazioni esaustive, accurate, neutrali e queste informazioni devono portare a garantire un sistema di spostamenti facilitati porta a porta, con una serie di vantaggi in termini di personalizzazione del servizio, ma anche con l'attenzione all'ambiente, no? Poi la razionalizzazione dei trasporti ci porta anche ad un'attenzione verso l'ambiente. Sempre il Parlamento Europeo parlava della necessità di garantire l'accesso equo e paritario ai dati di traffico e degli spostamenti e nello stesso tempo di dare informazioni complete, facilmente accessibili, neutrali e qualificate. Ora, i fatti sono che in effetti esiste ormai una pluralità di canali con cui i passeggeri accedono alle informazioni per effettuare i loro viaggi e anche acquistano biglietti, no? Questi canali vanno dal Google Maps, che ci consente di pianificarci un itinerario senza però farci acquistare ad esempio un biglietto, a varie altre piattaforme. Queste piattaforme hanno diversi livelli di evoluzione, no? In sostanza c'è la piattaforma che semplicemente è un marketplace, o c'è la su cui acquistare un biglietto, o c'è la piattaforma che ci consente effettivamente di fare un viaggio multimodale da porta a porta. Quali sono i vantaggi per i cittadini, che sono vantaggi sicuramente da valorizzare? La pianificazione del viaggio, la possibilità di fruire di servizi aggiuntivi, la possibilità di acquistare tramite un unico punto di accesso le proprie istruzioni di viaggio, fare un pagamento con un'unica transazione e poi, fin qui ci siamo perché ci sono ormai delle piattaforme che consentono questo. Proprio l'altro giorno si leggeva di una piattaforma che sta sviluppando anche
contiene già l'aereo, il treno, l'autobus e sta sviluppando anche l'integrazione dei traghetti in questa offerta di possibilità di viaggio. Quello che manca è un po' il gestire anche la fase successiva al viaggio, no? Quando si verifica una perturbazione. In particolare è opportuno che questa informazione nel momento in cui si verifica il servizio possa passare anche tramite queste piattaforme. Perché? Perché il cittadino cede il proprio dato, ad esempio un dato per fare un biglietto, mi chiedono l'email, mi chiedono il numero di telefono, ma perché quando invece succede un disguido non devono usare questa mia mail, questo numero di telefono, anche per dare una serie di indicazioni complessive, non soltanto su il treno è stato cancellato, ma anche guarda, puoi andare a prendere l'autobus, puoi andare a prendere l'aereo, puoi andare per telefono, sì, però se l'informazione passa attraverso la stessa modalità con cui ha acquistato il biglietto, e quindi la maggior parte delle volte è una modalità online, è chiaro che non devi pagare. E da questo punto di vista l'autorità già ha detto con gli interventi sul contenuto minimo di diritti, in particolare sul diritto all'informazione, e queste informazioni quando si verifica un problema devono arrivare al passeggero tutte insieme e con il canale che gli è utilizzato, se è utilizzato il canale online per poter acquistare il biglietto. Quindi l'altro fatto è che cresce il numero di operatori attivi almeno in due modalità di trasporto e che ci sono piattaforme che sono gestite non soltanto più da soggetti esterni magari al mondo vero e proprio dei trasporti, ma da tutti integrati che sono anche proprietari di asset strategici e infrastrutturali. E quindi qui si pone tutto il grandissimo tema del favorire da un lato la più ampia partecipazione, perché sappiamo che il valore più elevato è dato da una più ampia partecipazione, e nello stesso tempo di controllare come questi soggetti utilizzano i dati e le informazioni a loro disposizione per evitare che si creino dei nuovi monopoli. E quindi l'autorità ben consapevole del valore del dato, soprattutto laddove questi dati siano raccolti e trattati in esecuzione di un servizio economico di interesse generale, ha più volte affermato che questi dati, queste informazioni devono essere nella disponibilità pubblica, tanto è vero che nel regolare le condizioni di qualità dei servizi soggetti a onere di servizio pubblico sia nell'ambito marittimo sia nell'ambito ferroviario ha stabilito che l'ente affidante in sede di stipula di contratti di servizio deve definire un piano di accesso al dato, ossia un piano in base al quale tutti gli elementi caratterizzanti il servizio che si va a definire vengono resi pubblici dal punto di vista della concorrenza, chiaramente. Perciò, se torniamo ai problemi degli utenti, che sono problemi di trasparenza, no? Quasi come il problema se acquisto da una piattaforma talvolta non so più chi è il mio interlocutore. Perché da un lato c'è il pericolo che se chi gestisce la piattaforma è anche un'impresa di trasporto si crea un nuovo monopolio, ma dall'altro lato se questa non è un'impresa di trasporto allora a chi mi devo rivolgere se c'è un qualsiasi problema? Perciò si sta andando nella direzione, e anche qui già nei propri provvedimenti questi principi sono stati affermati, che l'utente deve sempre sapere, anche quando acquista uno dei cosiddetti biglietti integrati, cioè biglietti che, come si diceva, non contengono soltanto una singola parte di un singolo vettore, ma si estendono a più modalità di trasporto o a più vettori nell'ambito della stessa modalità di trasporto, deve avere ben chiaro chi è il soggetto a cui deve poi rivolgersi nel caso di qualsiasi problema. Perciò noi incontriamo delle difficoltà in questo genere di
di approccio, perché ci guida una normativa europea che talvolta è indietro, come si diceva, rispetto allo sviluppo, e che non vede i fenomeni nella loro globalità. Abbiamo una normativa europea settoriale, si parla di multimodalità, ma la tutela dei diritti è settorializzata, non si parlano tra loro dei regolamenti europei di tutela dei passeggeri, non tengono in considerazione neanche nelle proposte recentemente avanzate di modifica di questi regolamenti europei dell'evoluzione tecnologica, perché ad esempio nella proposta della Commissione di revisione del regolamento 1361/2007 sulla tutela dei passeggeri, dei passeggeri ferroviari, si parla di venditore di biglietti senza affrontare neanche da lontano il tema dei venditori di biglietti tramite piattaforme informatiche. E perciò quello che si cerca di promuovere in tutti i tavoli è quello di dire: beh, ma la tutela deve essere, così come il trasporto deve essere integrato multimodale, anche la tutela deve essere integrata multimodale e tenere conto dei più recenti sviluppi tecnologici. Grazie.